equipaggio protettivo del corpo umano, prima linea di difesa contro le invasioni ostili e le ferite. Ha un ruolo importante anche come organo della respirazione, regolatore termico, agente depuratore e come radar, perché i suoi milioni di terminazioni nervose ricevono le sensazioni e le trasmettono al cervello che reagisce. Tappa! Per un pelo! Eppure il suo spessore è solo di 1, massimo 2 mm, divisi in 3 strati. Tutto chiuso, è sempre tutto chiuso. Non c'è verso di entrare un po' nel corpo e di spassarsela. Livello 0, piano terra, l'epidermide. Reparto di protezione esterna. Guardate, una ghiandola sudorifera in azione. E questa non è altro che una singola goccia di sudore. Che bagno! Che cosa vi avevo detto? Lo vedete che vita facciamo? Primo seminterrato, livello 0,20-0,25 mm. Servizi del reparto di protezione esterna. Qui ci troviamo a un mezzo millimetro dallo strato superiore, dove è il reparto di fabbricazione dell'epidermide. Le cellule dell'epidermide sono disposte in strati sovrapposti. Insomma, la volete chiedere in grazie? Scusatemi, mi hanno chiamato di su. Si mette in coda come noi! Cos'è questa fretta? Non abbiamo fuoco! Con un po' di pazienza rimarremo tutti di sopra! E quanto è che le mette? Le tira le stesse... Cellule più profonde rimpiazzano man mano quelle in superficie che si staccano sotto forma di scaglie. Attenti, ma lo vedete che vita facciamo? E questo spiega perché la pelle non riesce mai a consumarsi. Infatti l'epidermide che avete appena visto al lavoro è in grado di rinnovarsi completamente in 20 giorni. Avanti ragazzi, ora al lavoro. Siete quasi arrivati al bivio dei capillari e lì avrete il tempo di giocare un po'. Adesso però circolate. C'è bisogno del vostro ossigeno. Fate anche lei nonno che laggiù la stanno aspettando. E poi proseguendo troverà ancora migliaia di cose appassionanti da raccontare. Avanti ragazzi! Il viaggio riprende. Ma che cosa vedono i giovani globuli rossi? Buongiorno signori. Cosa aspettiamo a fare come loro? È la melanina che dà il colore alle cellule dell'epidermide. Questa è una provocazione. Ehi, se non volete muovermi. Guardi un po' là, capo, le sembra giusto? Noi scopriamo, lavoriamo come bestie e quelli se ne stanno traiati ad abbronzarsi, oh. Io dico che non è giusto. Credo che ci sia un equivoco, ragazzi. Qui nessuno si può permettere di oziare, meno che mai i nostri amici melanociti. Non è così, Melanie? Sì, a prima vista può fare invidia al nostro lavoro, ma non è poi così piacevole. Non sapete che cosa significa? Siamo inchiodati qui tutti i giorni a filtrare i raggi ultravioletti, che bruciano e possono essere pericolosi. Non vi dimenticate che noi ci esponiamo per dare alla pelle il colore che la protegge. E oltre a questo siamo noi che fabbrichiamo le vitamine D che fissano il calcio. Preferiremmo gironzolare con le bolle di ossigeno e vedere il mondo. È proprio vero, nessuno è mai contento. Venite ragazzi, andiamo a vedere il resto. Secondo seminterrato, livello 0,70 mm. Abbiamo lasciato l'epidermide e adesso stiamo per entrare nel derma. Questa è una zona molto attiva. Vedete tutte quelle terminazioni nervose? La pelle del corpo ne contiene diversi milioni.
E ce ne sono così tanti dappertutto. Evidentemente Carapigliola è la memoria corta. Se ricordi bene, che ho già detto diverse volte che le mani e il viso sono le zone più mobili e più sensibili del corpo, cioè quelle dove la densità delle terminazioni è più alta. E queste? Queste cosa sono, maestro? Ci troviamo in una zona di grossa attività industriale. Qui vengono trattate le sensazioni tattili di caldo e di freddo. Quel corpuscolo di Meissner lassù, vicino all'epidermide, è un recettore dei tocchi leggeri, proprio come i dischi di Mac. Allora, vogliamo andare avanti? Sì, continuiamo. Attenzione! Reggetevi forte, ragazzi! È uno dei muscoli erettori. Ah! Oh! Oh! Ma insomma... Oh, ma insomma, cosa succede? Che cos'è stato, maestro? Deve fare un po' di freschino da fuori. Questo ha provocato la pelle d'oca e il raddrizzamento dei peli. E questo non è altro che un modo per riscaldarsi. Venite, ora vi mostro una cosa. Eccolo lì, il muscolo erettore. Ho un gran lavoro. Non abbiate paura. Io continuo a girare, facendo drizzare il pelo e sviluppando calore. Già, che riscaldi non c'è dubbio. Mi dispiace per il disturbo. Io faccio solo il mio lavoro. Quello che non mi convince del tutto è il modo in cui viene chiamato il risultato della mia fatica. Pelle d'oca è un'espressione così ridicola. Ma il suo mestiere è anche far venire la pelle d'oca. I peli si raddrizzano sia quando si ha paura che quando si vuole far paura. Il gatto, per esempio, lo fa per intimorire i suoi nemici. L'uomo invece ha dei peli troppo piccoli e gli viene solo la pelle d'oca. E poi mi piacerebbe cambiare anche nome. Io servo a scaldare e questa è la mia funzione. Ah, quindi un scotto, così fuori sarebbe più giusto. Ma in fondo ha ragione. Qui ci troviamo al centro del dermacio con un millimetro di distanza dalla superficie. Questo significa che fra poco potremo ammirare i giardini.